L'Inter sta per rafforzare la propria difesa con un grande cracker. Andiamo ai dettagli. Ciao famiglia nerazzurra, bentornati! Il mercato va a gonfie vele e la dirigenza dell'Inter sta lavorando sodo per mettere insieme una squadra ancora più forte e competitiva. E abbiamo ottime notizie per te! Preparati ad accogliere il nuovo nome in difesa! Con l'uscita di alcuni giocatori importanti, Marotta e Ausilio sapevano che questo mercato sarebbe stato particolarmente impegnativo. Ma il nostro team di gestione sta lavorando sodo per assicurarci di rimanere al top e vincere più titoli. Adesso è il momento di rinforzare la nostra retroguardia e questo giocatore dell'Atalanta è il tassello mancante. Questo giocatore è un vero maestro difensivo, con un'incredibile esperienza nel calcio italiano. Con in discussione i possibili prestiti di Demiral, Nacho e Aspilicueta, l'Inter ha trovato un'occasione unica per portarlo da Giuseppe Meazza. È il difensore ideale per raccogliere la pesante eredità lasciata da Skriniar e portare la solidità di cui abbiamo bisogno. Questo è Rafael Toloi, dell'Atalanta. A 32 anni, Toloi è un appuntamento fisso dell'Atalanta, il club per cui gioca dal 2015, accumulando un totale impressionante di 272 presenze in tutte le competizioni. Inoltre, è stato regolarmente convocato in nazionale, dimostrando le sue innegabili qualità. È esattamente il tipo di giocatore che si adatterà perfettamente alla nostra difesa a 3, lavorando in tandem con Darmian e gli altri. Il CDA dell'Inter è impegnato a fare un investimento intelligente, cercando opzioni a basso costo per rafforzare la rosa. Toloi è una scelta strategica e crediamo si adatterà perfettamente allo stile di gioco del nostro tecnico Inzaghi. Con la tua esperienza e leadership, la nostra difesa diventerà ancora più forte. Pensi che Rafael Toloi sarà un buon giocatore per l'Inter? Commenta qui sotto. Se non sei ancora iscritto al nostro canale, non perdere altro tempo. Fai clic sul pulsante iscriviti e attiva le notifiche per non perdere nessuna notizia sull'Inter. Inoltre, non dimenticare di lasciare quel like per rafforzare la nostra community nerazzurra.